E allora quando sentiamo gli allarmi di tipo di un certo Bizetto, del Gris, del CIRS, sappiamo in realtà quali sono i veri pericoli, che non sono quelli che lo denunciano, ma quello che la Chiesa Cattolica fa. Per quanto riguarda l'Australia, vi ricordo che l'impunità e la vigliaccheria con cui i preti cattolici, i protestanti e tutte le organizzazioni criminali si comportano nei confronti dei bambini è stata favorita dalle autorità australiane. Dal 1935 al 1969, ripeto, dal 1935 al 1969, per ordine del governo, oltre 100.000 bambini aborigeni, ripeto, 100.000 bambini aborigeni, per la maggior parte meticci e comunque di pelle chiara, vengono sottratti alle famiglie e consegnati a orfanotrofi, missioni o famiglie affidatarie ritenuti capaci di fare dei piccoli australiani. Allora, torno a ripetere, per ordine del governo, oltre 100.000 bambini aborigeni, per la maggior parte meticci e comunque di pelle chiara, vengono sottratti alle famiglie e consegnati a orfanotrofi, missioni o famiglie affidatarie ritenute capaci di farne piccoli australiani. Cioè 100.000 bambini sono stati letteralmente torturati da missionari cattolici, perché alla fin fine sia le famiglie australiane sia gli orfanotrofi erano tutte in mano a preti cattolici o protestanti, che li hanno letteralmente torturati per farne dei bravi australiani. Pensate un po' che ideologia di onnipotenza, che ideologia di impunità avevano questi. E vi ricordo anche i deportati poi di Sua Maestà Britannica, che sono andati avanti le deportazioni fino al 1969 per centinaia di migliaia di bambini torturati a sangue. Fate un po' voi. Sì, ma poi sapete, il ricorso della pedofilia cattolica crea anche una classe sociale e culturale. Lo vogliamo dare un piccolo esempio, tutti quanti forse avranno sentito parlare recentemente che negli Stati Uniti nella campagna elettorale si parla molto di scandali sessuali. È stato un repubblicano accusato di aver avuto, molestato degli assistenti. Scrive il Corriere della Sera, Mark Foley, costretto alle dimissioni per aver molestato giovani assistenti, ha confessato, fui molestato anch'io da un prete. E qui praticamente un politico che faceva carriera nel Partito Repubblicano Americano, quello di George Bush, lo stesso partito che sostiene la necessità della castità, questo appunto uomo politico di questo partito di George Bush disse fui molestato anch'io da un prete, e cosa fa da grande, da politico? Fa sicuramente fare le stesse cose e sicuramente potrebbe fare anche delle leggi che erano a favore della Chiesa Cattolica. Ma c'è un documentario su questo argomento e non so se lo vedremo in Italia, perché sicuramente le televisioni italiane saranno più attente a proiettare i vari cartoni animati su vari santi e papi e così via. Ed è un film di verità fatto da un ex sacerdote pedofilo. Dice l'americano Oliver O'Grady racconta la sua esperienza di prete pedofilo nel documentario Deliver Us from Evil, l'hanno tradotto Deliverci del male, diretto da Amy Berg, uscito questo mese negli USA. I suoi abusi iniziarono nel 76 in California, nel 1993, dopo 7 anni di carcere, si è trasferito in Irlanda, a Dublino. Il film denuncia l'omertà delle altre cariche ecclesiastiche e riporta che negli Stati Uniti le vittime di abusi dei preti sono oltre 100.000, dette da un prete pedofilo, che fa un film su questa condizione che forse non vedremo mai in Italia, e molte non hanno mai fatto denuncia. Allora, significa che quanti Mark Foley ci sono in giro che diventeranno uomini politici, che andranno a finire in posti importanti, perché questo è il problema, che queste che sono vittime poi diventano di nuovo diventano gente che va a propagare il problema, che crea nuove vittime. E logicamente quando uomini che hanno una vita così cancellata, così modificata, così alterata da questa esperienza tragica, diventeranno uomini di governo, uomini politici o militari, sapremo che andranno a affrontare le cose in maniera sbagliata. Perché se recentemente un generale dichiara che il ministro della difesa agisce ispirato da Dio, c'è da preoccuparsi. E sicuramente bisogna andare a cercare cosa è successo, cosa sta appunto accadendo nelle chiese. Logicamente purtroppo noi lo sappiamo soltanto in realtà lontane, perché se voi pensate alla situazione del Brasile, in Brasile ci sono già 10 preti arrestati e ce ne sono 40 ricercati. Cioè,
penso che la dimensione, se ci fossero 40 ricercati persone in Italia che appartengono allo stesso ambiente, si parlerebbe sicuramente di terrorismo, di banda criminale, situazione delinquere. In compenso, in partenza da Padova un nuovo gruppo di volontari per l'Africa e l'America Latina, tra loro anche laici che lasciano tutto per trasferirsi con la famiglia, altra gente che va giù a violentare bambini, missionari con moglie e figli al seguito, non più una bizzarra scelta di vita di pochi idealisti. Ieri sera a Padova erano 5 famiglie che con altri 24 volontari hanno ricevuto crocifisso e Vangelo nelle mani dal vescovo Antonio Mattiazzo durante una suggestiva veglia nella cattedrale. Altri che vanno giù a violentare bambini, a distruggere la società civile, a stuprare le loro tradizioni, a trasformare i bambini in perseguitati. È veramente una vergogna, credo che sia una macchia infame della città di Padova, insieme al suo quell'Antonio da Padova, responsabile di strage, di genocidio. Sì, allora dicevamo appunto il Brasile, abbiamo detto appunto 10 preti arrestati, 40 ricercati, ma c'è sempre, prendiamo la notizia della Repubblica, dice un periodico pubblica un'inchiesta shock, si parla di 1000 in Brasile, 1700 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale nei confronti di donne e bambini e di diari con i dettagli degli abusi. Questi diari logicamente sono diari abbastanza chiari perché parlano di come si devono selezionare le vittime, che devono essere giovani, poverissime, preferibilmente orfane di padre. E stranamente nel caso delle Iene, della loro inchiesta, i sacerdoti si occupavano sempre che i padri non fossero a conoscenza di quello che si era successo ai loro figli. Questo significa chiaramente anche che c'era proprio una volontà di mantenere queste cose, anche perché la famosa diocesi di Boston, appunto, si parla che solo nel 2002 c'erano 456 cause e che alla fine dello scandalo erano già raddoppiati, perciò dove la maggiore presenza cattolica maggiore è questo problema, insomma. Infatti Chiesa Cattolica di Boston ha dichiarato bancarotta e si parla di $1 miliardo di risarcimento già fatti, cioè circa 2.000 miliardi delle vecchie lire, tanto per incominciare, perché ancora non è finita. Cioè, noi stiamo vivendo una situazione in cui noi continuiamo a denunciare questo. Abbiamo già noi, come sapete i radioascoltatori, stiamo arrivando a fare il 10° anno di trasmissioni. E fin dall'inizio che abbiamo cominciato queste trasmissioni ci furono grandi polemiche, perché noi fummo i primi a denunciare questo comportamento della Chiesa Cattolica, comportamento di violenza su minori, comportamento di devastazione sociale, comportamento di terrorismo finalizzato ad alterare le istituzioni di questo paese, a violentare le istituzioni di questo paese. E da allora, da 10 anni che ne abbiamo parlato, i casi era come se continuassero a montare, cioè parlandone all'inizio, afferrando qua e là qualche sussurro, e noi riuscivamo a capire qual era il marcio che c'era sotto, no? Un po' alla volta le cose sono venute fuori e sono montate in continuazione. Ebbene, se non fosse per la magistratura italiana, e sto parlando delle procure delle province, che non fanno indagini sull'attività dei preti pedofili, non fanno indagini su ciò che avviene negli oratori, non fanno indagini su ciò che avviene nelle parrocchie, permettono a Gentaglia come Scolo, come Stomattiazzo, di continuare a devastare le società civili, costruendo odio, terrore, imponendo il crocefisso a un pazzo assassino col quale si minacciano letteralmente le persone, si minacciano i diritti civili delle persone. Cioè, se non ci fosse tutta questa organizzazione che protegge l'attività di pedofilia di gente, tu la ripeti, come Scola, come Mattiazzo, come i vescovi cattolici, come lo stesso Ratzinger, bene, le cose potrebbero cambiare in questo paese. In realtà gran parte delle istituzioni sono più organizzate a mantenere una forma di potere, una forma di collaborazione di potere con la Chiesa Cattolica, credendola ancora capace di esercitare potere, che non cercare quello che è la riaffermazione delle istituzioni proprio come punto referente centrale della società in cui viviamo. E purtroppo stiamo vivendo questo, cioè anche se noi continuiamo a denunciare queste malversazioni della Chiesa Cattolica che avvengono per ordine del pazzo di Nazareth, perché quel deficiente è stato arrestato con un ragazzino nudo. Cioè, ve lo hanno scritto i cattolici sui loro Vangeli, quella limitazione, limitatio Christi. Ve l'hanno scritta nero su bianco.
Non è che si scopre qualcosa di misterioso, qualcosa. Verranno scritta nero su bianco che loro, ad imitazione Cristo, stuprano bambini. E nonostante questo, i magistrati delle procure provinciali non intervengono, non gliene fotte un cazzo. Cioè non gliene frega assolutamente niente che i preti violentino bambini, li costringano in ginocchio a pregare come degli ossessi. Quando mai voi a un bambino di 5 anni dite è un marxista, oppure è un nazista, oppure, cioè, quando mai vi viene in mente di dire una cosa del genere? E allora perché un bambino di 5 anni dice è cristiano? Cioè, non vi sembra una normità, un'aberrazione? Calare un'ideologia sopra un bambino con violenza. Non si dice a un bambino sei un marxista o è un nazista o è un prodiano, un berlusconiano, ma si dice a un cristiano. È di un'aberrazione infame, incredibile. Non è un cittadino italiano, è un cristiano. Non è un soggetto di diritto, è un cristiano. E poi sulla Repubblica di oggi, che non ho qui l'articolo, ma l'ho letto, un deficiente paranoico, criminale di vescovo, viene a dire, sapete, le persone non sanno più soffrire come una volta, se non le possiamo più torturare come una volta, non vogliono più morire nella sofferenza per farci godere. Ed è normale, sembra normale questo. Ma a voi vi sembra normale? Non lo so. Sì, beh, sai, è come il discorso, proprio veniamo dalla festa di Halloween, e allora la festa di Halloween, come sempre, sai, è stata attaccata, a Vicenza l'Azione Cattolica ha fatto un comunicato, e viene criticata perché dice che la festa... Io ho con la strega fuori, la strega di 90 centimetri che svetta. Sì, ma vedi, viene criticata perché dice... che le persone perdono la possibilità di meditare, di concentrarsi sul loro animo, diventare riflessivi, di star lì a meditare, a concentrarsi, a scoprire chissà che. E perché questa festa appartiene a un complotto che loro parlano di un partito festivo, che porta la gente a festeggiare, a essere felice, come fosse un problema. Ma vogliamo aggiungere una cosa, io penso che sia più migliore vedere dei ragazzi in giro, di bambini in giro come per Halloween, piuttosto che vedere le ragazze di alcune parrocchie che battono i marciapiedi senza accompagnamento di maggiori, di maggiorenni o di adulti, per cercare di rifilare alla gente passante o chi si incontra un giorno festivo le castagne per l'oratorio. Gli oratori vengono praticamente finanziati e sostenuti da un sacco di enti, hanno un sacco di benefici, sicuramente le persone sono sempre lì pronte a finanziare gli oratori, e poi succede, che ne parlo di Piovene Rocchette, che arrivi al semaforo principale pieno di traffico e ti trovi ragazzine che battono la strada con i sacchetti di castagne e di marroni da vendere alla gente. Ma non parlo di adulti, parlo di bambine messe sulla strada. Stranamente il fatto che poi vengano mandate soltanto le bambine e non dei bambini. Che chi conosce il semaforo di Piovene Rocchette sa che la domenica ci sono delle colonne incredibili. E io mi sembra poco educativo, sinceramente, mandare delle bambine ad adescare qualcuno che gli compri il sacchetto di castagne lungo la strada. Penso che sia migliore che qualcuno, come è stato fatto dove abito io, che qualche adulto ha seguito i bambini che andavano in giro ad Halloween e i bambini si divertivano. Io ho l'allegrezza, la felicità dei bambini che sono venuti a suonare i campanelli perché per l'Halloween, che mi chiedevano dolcetto e scherzetto, era una cosa bellissima. Vedere queste ragazzine che arrivavano a tutto perché tu gli comprassi il sacchetto di castagne per finanziare l'oratorio. Penso che i genitori siano più tranquilli, più sicuri se mandano i loro bambini in giro a suonare i campanelli per Halloween che mandarli all'oratorio che poi li mandano su delle strade a vendere sacchetti per le castagne. Ecco, questo c'è, è una cosa che succede. E poi aggiungiamo una cosa che mi ha fatto veramente ridere. Halloween dà fastidio. In alcune parrocchie dell'Alto Vicentino sono state delle omelie contro Halloween. Questa mattina il Gazzettino scrive 2 bambini morti per Halloween. Sì, uno ha attraversato la strada, è stato investito da un'auto, sta altri ha usato le candele e si sono bruciati. Non sono morti per Halloween, sono morti perché disattenzione, sono morti. A proposito, 2 sono morti che tornarono al cimitero. Oltretutto, se vogliamo metterci anche quelli, insomma. No, comunque, vuoi dire qualcos'altro, no, Francesco? No, invece una cosa positiva, direi, per Halloween, io ho qui sulla Repubblica e anche il Gazzettino,
si comincia un po' a levar via, sia pure ancora di sottofondo, il discorso che sia un'americanata, una festa americana giunta in Italia, e questo è abbastanza positivo. E intanto è uscito un libro anche che parla delle tradizioni italiane rispetto ad Halloween ben più antiche, ma anche lo stesso Gazzettino, un giornale dal mio punto di vista letteralmente infame, cioè nel senso che tace, usa notizie per tutta la serie. Scusa, fa la prima pagina con la foto a colori di due bambini morti per Halloween, come significa che fossero sacrificati ad Halloween? Naturalmente la pagina interna di martedì 31 ottobre dice: la tradizione di Halloween non è solo l'ennesima moda americana, ma qualcosa che affonda le origini nella storia della civiltà contadina del nord-est. E infatti io ricordo di aver fatto zucche quando avevo pochissimi anni, cioè i vecchi ci hanno insegnato a farlo. Ma probabilmente sai il complotto del partito festivo, sì. Esatto, anche te. Lo si comprende leggendo l'ultima fatica di due antropologi, Ernaldo Baldini e Giuseppe Bellosi, Halloween, nei giorni che i morti ritornano, Einaudi, 348 pagine, 14 euro. Il periodo che va dalla vigilia di ogni santo al giorno di San Martino è da sempre in Italia, soprattutto nel nord-est, denso di feste popolari che si rifanno alla tradizione contadina e al culto dei morti. Si tratta di una sorta di capodanno, perché l'11 novembre scadevano gli affitti. Però presso gli antichi Celti, che consideravano Halloween l'ultimo giorno dell'anno e un momento propizio per verificare i pronostici sul futuro, era credenza che quella sera gli spiriti dei defunti facessero visita alle loro case. In seguito alla conquista romana della Britannia, Halloween assunse alcune caratteristiche della festa del raccolto, che si celebrava il 1 novembre in onore di Pomona, dea dei frutti, dea dei frutti degli alberi. In Scozia e in Galles l'usanza di accendere fuochi ad Halloween è sopravvissuta fino ad oggi. Tracce della festa del raccolto sopravvivono nel costume comune a USA e Gran Bretagna di fare giochi con la frutta, ad esempio chinare la testa e prendere delle mele poste in una vasca d'acqua senza servirsi delle mani. Di origine simile è l'usanza di svuotare e intagliare zucche, rape, eccetera. Cioè praticamente la festa di Halloween è una festa vecchissima, è una festa che nasce col capodanno dei Celti e oltretutto dura 15 giorni, tanto per essere chiaro, e questa tradizione dovremmo un po' rinverdirla, perché infatti io ho ancora fuori tutte le luci e le terrò per 15 giorni. E questa festa che veniva fatta dai Celti come capodanno, in realtà noi troviamo in tutte le civiltà antiche proprio le feste nei mesi invernali. Perché? Perché c'erano meno lavori da fare in giro, si poteva più fare festa, più fare cacciara. Bene, viene importata dai Romani e diventa anche una festa di Roma, cioè diventa anche una festa mediterranea. Guarda, i Romani non hanno mai avuto problemi di festeggiare ciò che festeggiano gli altri. Per i Romani si fa sempre festa, e hanno ragione. Perché, scusa, devo negare le tradizioni dei Celti solo perché ci siamo ammazzati a vicenda? Vabbè, ci siamo ammazzati, ma adesso possiamo far festa, facciamo festa. Cioè, perché no? Anzi, meglio sì che no. Se fosse un elemento che... uno si chiede anche perché c'è così tanto attacco da parte dei cattolici alla festa di Halloween, ma forse perché la festa di Halloween insegna a non aver paura, perché c'è uno dei tanti motivi per cui la festa esiste. Dice perché secondo alcune tradizioni religiose o culturali il 1 novembre arrivavano i morti e gli spiriti malvagi. E allora come si potevano scacciare questi spiriti malvagi? Bastava camuffarsi, rendersi più terrificanti, e soltanto perché si camuffava, ci si rendeva impresentabili, questi spiriti prendevano paura. Ma cosa significa? Che se io insegno che una persona camuffandosi, truccandosi, riesce a scacciare gli spiriti cattivi o gli spiriti dei morti, al di là che esistano o non ci siano, che è un problema secondario, significa che io insegno a una persona che se ha da fare, se si industria, se ha fantasia, riesce a affrontare qualsiasi cosa, supera il problema. Cioè, se noi prendiamo anche nella cultura veneta la paura per i morti, che è una cultura in cui la paura dei morti è fortissima, cioè in cui c'è gente che ha 40-50 anni sa benissimo che deve morire e sa benissimo di aver sprecato la loro vita in ginocchio davanti a un crocefisso. Sì, però sai, si insegnava anche ai bambini la paura per i morti, e il fatto che sia questa festa che va da togliere anche questo tabù, soprattutto che dia la possibilità di dire: ma non servono rituali, non servono invocazioni, non servono preghiere, basta la tua capacità
di trasformarti, diciamo così, perché sì, esatto. cioè, soltanto il fatto che tu travesti significa che poi sei capace anche di scegliere un qualcosa che tu reputi, perché gli altri possono diventare più forti di loro. Perché significa che se soltanto tu sei capace di vestirti bene e di essere pauroso, di mostrarti forte, questi demoni non arrivano. E prova a pensare, per un cristiano che deve dare sempre la paura del demonio, se i bambini gli dissi, ma no, ma se io mi vesto da Halloween mando via gli spiriti cattivi, il bambino avrà paura. La maschera ha un doppio significato. Da un lato può nascondere la persona e dall'altro lato può rivelare alcuni lati della persona, no? Cioè mettersi una maschera mostruosa significa che la persona sta esponendo una parte coraggiosa di se stessa, mentre per esempio a Venezia l'uso della maschera del carnevale era per nascondere il nobile o nascondere il pezzente, cioè nobili e pezzenti con la maschera erano uguali, il pezzente poteva tentare di farsi la nobile, insomma, cioè, non c'era niente di male, il ricastro poteva passare inosservato e riuscire a flirtare con la servetta senza dover essere il ricastro. Cioè la maschera ha il doppio significato, cioè sia di esporre una parte di noi sia di nascondere una parte di noi, per cui ha un significato esoterico molto forte la maschera, non è così semplice. Sì, ma prova a pensare dal punto di vista poi anche della preparazione, cioè se io dico a un bambino Halloween è perché se ti vesti in maschera gli spiriti cattivi se ne vanno via, questo bambino di fronte alla paura si arrende o diventa capace di dire ma no, io ce la posso fare se nel senso che dal punto di vista, perché molte cose, i valori importanti passano anche tra le cose che possono sembrare delle sciocchezze, e questa non è una sciocchezza, perché insegnare ai bambini di non aver paura e di essere capaci di affrontare le cose, perché non serve che vadano a rincorrere o un adulto o un genitore o un prete, sanno che ce la possono fare da sola, e il fatto stesso che vadano in giro a suonare i campanelli gli dà un coraggio, una possibilità, un'abilità. Questo, ne hanno paura di questo i cristiani proprio perché loro insegnano la paura. Perché soltanto chi ha paura può essere dominato nell'animo, mentre invece chi non ha paura, chi ha un animo intrepido, non può essere sottomesso, cioè non può essere costretto a tremare. Il timore e il tremore fa parte dell'educazione cristiana, mentre invece affrontare le cose per quello che sono, per quello che si immaginano che possono essere, fa parte proprio dello sviluppo del coraggio, cioè fa parte dell'educazione delle persone. E questo è uno dei motivi per cui Halloween ha questo successo, sta infatti facendo saltare il carnevale, tanto per dirla chiara, insomma. Sì, poi logicamente si potrà anche essere la possibilità di coprire il carnevale, però è una festa che appunto ha successo proprio perché non è ammantata o non è collocabile all'interno di un contesto anche religioso, perché il carnevale appunto si sa sempre che è il discorso poi della quaresima, cioè è legato anche a un evento di un calendario religioso che non tutti quanti giustamente apprezzano. Perciò Halloween che va fuori da questo contesto, che si afferma, se è successo, anche perché logicamente la sua simbologia richiama degli archetipi e questi archetipi sono sempre presenti ed è importante che questa festa vada avanti, proprio perché cambia anche la cultura e l'educazione delle persone, cambia anche proprio la prospettiva con cui affrontare le cose, soprattutto perché rende le persone un attimino più libere sul fatto che devono scegliere cose, non c'è nulla di codificato. Bene Francesco, di argomenti ne abbiamo ancora tanti, ma non so quanto tempo abbiamo per sviscerarne ancora qualcuno. Parte del solito discorso della terapia del dolore di cui avevamo accennato prima. Ai cattolici piace tanto far soffrire le persone, e festival gay, cosa è successo con Cofferati? Beh, c'è anche il discorso di Genova, i diritti delle donne, il discorso del velo, cioè discorso di Genova, dicevi? Sì, sì. Allora, sapete che noi, lo diciamo sempre, noi come pagani, fin dall'inizio di questa trasmissione, non abbiamo mai avuto paura della scienza, perché il paganesimo è una capacità di comprendere il mondo, di seguirlo, di ascoltarlo, di osservarlo, e di fronte a una scoperta scientifica noi siamo sempre contenti perché conferma quello che le religioni antiche, come pagani, abbiamo sempre saputo, cioè tutto quello che noi abbiamo detto che danno di una connotazione di tipo religiosa o di tipo culturale, storica, anche mitologica, in realtà ogni scoperta scientifica che si è aggiunta ci ha solo confermato quello che noi già sapevamo, certo, anche se non avevamo limiti scientifici.
A Genova appunto si tiene il Festival della Scienza ed è stata attaccata, condannata dal Vescovo di Genova, appena nominato. Ah sì? Perché ha detto che è un programma a senso unico e che la scienza è troppo laicista. Ah ecco. come se potesse esistere una scienza cattolica che si basi sulla fede. Se ho fede, boh, non so, lancio sto sasso, ho fede che resti in cielo invece che cade in testa a qualcuno. Vabbè. Sì, come vedete, questo è il fatto stesso che si vada a criticare uno spettacolo scientifico in cui le persone vanno, fanno esperimenti, e si dice che sei troppo laicista, ma perché? Perché non accettano e non sottomettono al dogma del Dio creatore o di aver fede. D'altronde i monoteisti hanno sempre detto che se la fede non conferma, se la scienza non conferma la fede, è la scienza che deve piegarsi alla fede. Certo. Invece noi sappiamo che la scienza non dovrebbe avere nessun limite. Poi saranno le società, le culture, o i popoli, i paesi, o gli stati a tagliare dei limiti. Ma non c'è da sottometterla alla religione. E ora, sai, dato da pensare che sul Corriere della Sera, lunedì 30 ottobre, ci sia un vescovo che dice che la scienza è troppo laicista. Ma questa scienza, alla fine, man mano che va nella materia, man mano che scopre le cose, conferma quello che i pagani o gli antichi hanno sempre saputo, gli antichi, parlo pre-cristiani, hanno sempre saputo. E va sempre a smentire sempre di più cosa? Il fatto della religione cristiana. Come i pagani non abbiamo mai pensato che la scienza si debba sottomettere alla mitologia, perché sappiamo che in realtà la scienza può solo confermare quello che la mitologia sempre diceva. La mitologia racconta la realtà, non è invenzione. I miti portano avanti una conoscenza, non è una conoscenza scientifica che non si tramuta tramite formule, ma tramite racconti, ma non si basa su cose inventate come un Dio creatore o la creazione del mondo. E di fronte a chi vuole fare scienza, a noi ci sta benissimo, perché sapremo, che avremo solo conferma di quello che noi diciamo dal punto di vista mitologico. Bene, l'arcivescovo di Genova la boccia perché dice che è troppo laicista. E questo dà anche la dimostrazione dell'intento culturale, delle finalità, di quali sono le prospettive che si vogliono fare, insomma. E vogliamo dare un, tanto per dire, per bilanciare queste cose. Allora, la Repubblica, sempre 30 ottobre, allora si legge sul Corriere della Sera che il arcivescovo cristiano cattolico di Genova condanna la scienza troppo laicista, e leggiamo d'altra parte, fa: ritmo e rime, ecco il canto delle balene. Cioè, che le balene avessero... Vai tranquillo. Che esistesse una musica delle balene, un linguaggio delle balene. Ma noi come mitologi, come gente che crede nel mito, non avremmo mai dubitato di questo. Che non siano solo le balene a avere dei canti, che hanno delle rime, che hanno una poesia, che hanno una cultura, noi l'abbiamo sempre saputo. Sì, anche perché siamo un po' più legati a quella che è la vita, a quella che è il corpo, a quella che è, diciamo così, la materialità dell'esistenza. E diciamo che se questo personaggio dice che ritmo e rime, il canto delle balene, noi sappiamo che quello è il linguaggio delle balene, cioè è il modo di comunicazione che hanno le balene, uno dei modi di comunicazione che hanno le balene. Il problema qual è? È che quel modo di comunicare è talmente complesso che credo che Socrate possa andare a farsi un giro, cioè nel senso che noi siamo di fronte all'esposizione del pensiero astratto delle balene, cioè non siamo davanti a un balbettio. Siamo davanti a qualcosa di estremamente complesso che appartiene proprio al pensiero astratto, appartiene alla comunicazione sociale, una comunicazione sociale che ha la capacità di espandersi per migliaia di chilometri. Pensate un po' che razza di evoluzione hanno fatto queste balene, che possono discutere il pensiero astratto per migliaia di chilometri. Noi, fuori dal discorso delle balene, abbiamo capito che c'è una modulazione, cioè che non è un suono unico, un muggito unico, ma c'è una modulazione tale per cui abbiamo capito che c'è un linguaggio, però da quel linguaggio chiaramente siamo separati, ma perché lo abbiamo voluto noi essere separati? Sì, ci sono due dichiarazioni di questo biologo che sono interessanti e divertenti. Uno dice: sono suoni esuberanti, fiumi di suoni, e a ogni stagione si aggiunge una nota. Cioè, non siamo nella creazione statica che le cose sono ferme, ma queste balene sono capaci di fare cultura, perché se a ogni stagione aggiungono una nota, significa che questa nota deriva
dal fatto che vivono in rapporto, che si scambiano le informazioni, significa che sono attenti all'ambiente, che sono attenti alle altre balene, e di conseguenza significa che non è solo istinto, ma che è anche cultura, cioè significa che sono capaci di elaborare, di comprendere. Guarda che il nostro alfabeto è fatto di 21 lettere, cioè di 21 note in pratica. Sì. Se loro usano delle altre note, pensa a quanto linguaggio che possono fare. Cioè... Ma allora, ricollegandomi alla notizia appunto in cui il vescovo di Genova dice che la scienza è troppo laicista, cosa dice questo biologo? Fa: c'è voluto tempo perché la scienza accettasse questa semplice verità. I pagani, le antiche religioni precristiane, non hanno avuto bisogno neanche di accettare, perché non avevano nessun dogma, non avevano nessun Dio creatore, si rendevano conto che erano all'interno di un mondo di divinità, di popoli, di comunità, di elementi capaci di comunicare, e di conseguenza quando un pagano gli puoi dire ma le balene cantano, l'abbiamo sempre saputo, cioè, a leggere una notizia del genere mi dico ma se avete messo a arrivare nel 2006 per capire quello che nella mitologia c'è sempre stato, l'abbiamo sempre saputo, e di conseguenza perché dovremmo temere la scienza? I cristiani devono temere la scienza, sì. I pagani sono felici perché dice ma ci avete, come dice questo biologo, fa, ci è voluto tempo perché la scienza accettasse questa semplice verità, e noi eravamo già lì che sapevamo questo, e gli altri se ne sono accorti di quello che abbiamo sempre sapevamo. Oltre a questo c'è solo un altro paio con cui volevo un attimino portare a fine, diciamo così, questa parte della trasmissione. Innanzitutto l'ape Panarea, quella che nutrì Zeus quando era bambino, no? Sulla Repubblica del 28 ottobre 2006, linguaggio societale, api simili all'uomo, mappato il DNA degli insetti, sono gli unici esseri viventi insieme ai primati ad aver sviluppato gruppi complessi e un sistema di comunicazione. Vi ricordo che il sistema di comunicazione delle api ha sei dimensioni, per cui il movimento delle api, che è un sistema di comunicazione, è fatto a sei dimensioni, che è una cosa inconcepibile per la nostra mente. E questo tanto per dimostrare la complessità che ha il sistema sociale delle api. E un altro discorso ancora, che viene dalla Repubblica del 1 novembre 2006, l'ho visto anche per televisione però l'esperimento, è l'elefante davanti allo specchio riconosce la sua immagine. Ora, da parte di tutti i ricercatori, quando un animale riconosce la propria immagine nello specchio, riconosce se stesso, cioè ha un grado di riconoscimento della realtà estremamente alto. Questo si è già visto fare dai delfini e dagli scimpanzé e dagli altri. Da un elefante non si era mai visto fare. E com'è che hanno potuto stabilire che l'elefante riconosce se stesso allo specchio? Semplicemente costruendo con del cerotto una X sopra l'orecchio, al lato della faccia dell'elefante. L'elefantessa, l'elefante che si guardava con la proboscide, si toccava questa X che aveva praticamente, cioè non riconosceva se stesso e andava anche a trovare quello che era il punto strano sul suo volto. Ebbene, questo a parte il fatto che gli elefanti hanno una capacità intellettiva rispetto all'uomo che è estremamente alta, il loro linguaggio è estremamente complesso, e se fino a ieri, fino al cristianesimo, pensava che gli elefanti barrissero, è vero che fanno il barrito, ma il linguaggio degli elefanti va a una velocità subsonica, cioè a onde soniche a livello estremamente basso, e hanno la capacità di percorrere un ampio spazio, e in effetti le loro grandi orecchie gli servono proprio per questo, cioè per ascoltare i suoni che vanno a frequenza bassissima. E ultimamente naturalmente l'intelligenza degli elefanti li ha portati anche a reagire con una certa violenza, quello che è gli atti dell'uomo, sì. Cioè in pratica hanno cominciato a reagire anche a devastare dei villaggi proprio come rappresaglia per delle azioni che l'uomo ha fatto nei loro confronti, per cui questo significa un grado di consapevolezza estremamente grande, e forse dovremmo mettere un po' più di attenzione rispetto ai confronti del mondo dal quale veniamo, insomma, del quale siamo parte, tutto sommato. Sì, ma sai, fa l'ipotesi appunto di questa aumentata aggressività a livello mondiale degli elefanti. Qualcuno ha detto che probabilmente questo deriva dal fatto che sono stati disturbati, impediti orari difficili, i loro rituali funebri. Cioè,
Sì, sì, ma... è stata una delle ipotesi appunto formulate per dire, per spiegare il perché a livello mondiale questa aggressività è aumentata. Ma un rituale funebre significa che anche gli elefanti hanno la religiosità, significa che anche gli elefanti hanno una comunità. Ma... e se poi qualcuno dice che sono soltanto utilitaristici. Io ho visto un documentario con una scena, per me mi ha colpito moltissimo, di un branco di elefanti, no? C'è un branco di elefanti, è passato in un posto dove c'era praticamente un elefantino di un altro branco che stava praticamente nel fango, l'altro branco era stato ucciso, erano morti quasi tutti. E si era fermata l'elefantessa maggiore di quel branco per un attimo, no? Dopodiché il branco è andato avanti e dopo 2 chilometri l'elefantessa è tornata indietro, ha preso il piccolo e l'ha portato. Cioè, praticamente questi sono messi a discutere per 2 chilometri su cosa fare. Cioè, questo è che è micidiale, capito? Dopodiché hanno deciso cosa fare, questa è tornata indietro, ha preso il piccolo e l'ha portato via. Cioè, questo comportamento doveva far riflettere le persone, capito? Beh, cioè, sai, se si parla di rituali funebri, tutti quanti dicono che gli animali sono attratti alla procreazione, alla riproduzione, a mantenere la specie, ma se un gruppo di animali ha un rituale funebre, non è neanche uno scopo utilitaristico, perché nella nostra visione, sai, gli animali fanno solo le cose con uno scopo utilitaristico, ma significa che la loro capacità di aggregazione ce l'hai fatta, insomma, siamo anche in ritardo con le telefonate. Per forza, siamo andati avanti mezz'ora a parlare dei problemi della radio, giustamente direi, perché chiaramente il problema maggiore in questo momento, bene o male, insomma, sono 10 anni che ci ospita, per cui è doveroso, però sta di fatto. Allora, il numero di telefono è 049, posso Francesco? Sì, sì, vai, vai. 049-700-700, 049-700-838. Io ho un paio di sentenze da corte di Cassazione, volevo dare, ma al limite ve lo darò stasera. Pronto? Ciao. Il cardinale è Barragán. Qual è? Barragán, il cardinale, l'uomo moderno ormai non accetta il dolore. Non accetta il dolore, vero? Che dispiace non veder soffrire la gente, sto bastardo. Io accetto quello che fa. Diventa e stermina i bambini, no? Pio. Perché non accetta più il dolore, naturalmente sgozza. Okay. E una volta bastava mettere Cristo avanti e tutto. Sono bene, adesso, oppure è crociato e andava a terminare qua e adesso comincia da CEI e se non accetti mi destupro, capito? E la questione dopo intanto buon Sovén, che seria la festa di ogni santi, seria la pronuncia di Samain. Samain, sì. E un'altra roba, mi ricordo un mio zio negli anni 30 faceva proprio. Tu negli anni 30, per cui tu lo hai vissuto per molto tempo. Io mi ricordo quando ero bambino, cioè erano gli anni 50. No. Ma per dirti che abbiamo ricordi ancora, capito? Dei ricordi, sì, delle qua dalle nostre parti. Sì. Dopo Eraldo Baldini, che era ieri da August, parlava prima del libro di Halloween, sì. Però diceva che parlava anche delle streghe che si era messe a rogo, no? Sì. Poi diceva che soprattutto c'era stato un migliaio circa morte brusaie, soprattutto da tribunali laici. Sì, va bene. La guerra, questa guerra ideologica culturale sarà in corso, sì, per molto tempo. Anche oggi, non so, però me è un po' di uso. Cosa te vuoi che faccia? Ciappo quel che arriva a camicia. Cioè, no. Cioè, si parlava appunto della non accettazione del tutto, cioè, dell'alto, insomma, certo. del religioso, che bisogna cavarsi sono altri come persone, insomma, non pregare che mi viene dato, capito? Certo. Fondarsi sul religioso, cioè pregare nel senso che deve venirmi, capito, il discorso da fidarsi, insomma, della fede. Adesso ti faccio una domanda, una sola, dopo ho messo su. Va bene. Il laico veronesi afferma che la chiave sta nella combinata passione tra medico e paziente, tra paziente e chi gli sta attorno. La risposta del Barragán è assolutamente sì, compatire con le altre persone in Cristo. Compatire, cioè, vero? Patire, capito? Esatto. È diviso, compatire con le altre persone, insomma. Esatto. Cioè, se c'è mai tutti, capito? E qua non vediamo neanche... Bastardo. Non vediamo neanche... C'è veramente un criminale. Sì. Va bene, dai. Siamo per la fotografia.
Bravo. Okay. Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Pronto, la diga, ma? Pronto, sono Alessandro. Oh, velocissimo. Buongiorno, signore. Vuoi dire questo? Mi pare che si perda l'indirizzo giusto delle robe. Hai parlato di australiani che importava 100.000. Hai parlato di vescovi. Ok, grazie Alessandro. Difatti, appunto, esiste anche un film sull'argomento che è La gioventù rubata, e che vi dà chiaramente la dimensione della tragedia della cosa. Purtroppo queste cose non sono soltanto in Australia, ma in tutto quanto il mondo, insomma. Ringraziamo appunto Alessandro per averci ricordato questo. Corte di Cassazione, giusta la resistenza al vigile prepotente, questa ci voleva la sentenza del genere, perché effettivamente le istituzioni, quando si rivolgono al singolo, alla singola persona, non è che sgarrino, spesso sgarrino le persone che stanno in quelle istituzioni. È nata da Cassazione, non è reato augurare la cattiva sorte agli altri. Pronto? A cagare sul bosco sacro, no? Dimmi ciao. Sì, caro, ciao. Come vedi, siamo molto... La visione anale, Freud, quando avrebbe molto da scrivere, sarebbe contento di usare questi campionature. Sì? Paolo da Venezia. Dimmi. Ciao. Mego da una storia hai? Non capisco. Storia gli sia propizia. Grazie. In antico Veneto. L'ho scoperto perché so di scrivere la storia dei Veneti antichi. E fra le divinità, fra i riti, fra i santuari e tutta la roba che riguarda, insomma, la religione di Veneti, ho trovato la frase che era di buon augurio, ed è proprio questa: mego donasto reitiai, che Reitia ti accompagni, ti salvaguardi, insomma, ti sia con te. Siccome tu conosci l'università di Lubiana, è ovvio che la traduzione letterale non corrisponde, certo, all'invito. Penso che tu l'abbia già visto il libro che si pronuncia. Aspetta Paolo, ti passo Francesco perché non lo stai ascoltando. Un attimo solo, te lo passo. Vai tu Francesco, no, per diretto. Penso che tu conosca quel libro pubblicato da Università di Lubiana, i Veneti, in cui sono tutte quante le trascrizioni, tutte le descrizioni Venete antiche. Dunque, che se per le trascrizioni dei Veneti antiche, cioè quel che riguarda i classici romani e greci, che se la volta anche le ha tradotte credo pressoché tutte. Sì, ma questo qua è un libro uscito, mi sembra, negli anni 90, dove lo viene qui, appunto, ho fatto tutte le iscrizioni antiche. Come si chiama? I Veneti. I Veneti. E le università di Lubiana sono quelli che sostengono che i Veneti sono di derivazione slava. Sì, allora ho capito. Cioè, i Veneti, dopo sottotitolo, progenitori dell'uomo. Esatto, europeo, sì. E quelli sono quelli appunto che sostengono, io ritengo di no, ma sostengono che sia una uguaglianza quasi, una compenetrazione fra i Liri e i Veneti. Sì, però diciamo che quel libro serve più che altro perché dà informazioni con tutte le iscrizioni antiche che uno può andare a recuperare. La raccolta più completa di tutte le iscrizioni che riguardano i Veneti è fatta dalla Voltan. Proprio perché se affronta in lingua originale, quindi o greca o romana, e poi la traduzione di fronte pagina. È un volume straordinario. Sì, ne ha parlato la direttrice del museo di Est, che abbiamo visto alcune proiezioni che hanno fatto. Poi oltre a questo, che è quello della Capuis, sì. Poi ce ne sono molti altri che riguarda singole divinità di singoli posti. Ma appunto adesso, siccome che volevo sapere da dove che veniamo fuori e chi che siamo, da 4-5 mesi ho raccolto tutto il materiale sui Veneti antichi e credo per Natale che uscirà fuori questo volume, almeno per dare un primo riscontro su chi che dopo ha curiosità andare avanti su argomenti specifici. E proprio sulla religione dei Veneti, proprio quella che riguarda Reitia, c'è questa frase bene augurante, quasi accompagnatoria, non so come indicarla, no? Che dice mego reitia mego donasto reitiai, cioè che la dea reitia, che la divinità reitia ti accompagni. Paolo, io adesso devo chiudere la trasmissione. Però tu tieni presente che quando ti esce sto libro, tu sei ospite in trasmissione nostra. Chiaro questo, volentieri. Guai se manchi. Quando volete. Sono presenti in trasmissione, lasciamo tutte le ore e mezza e anche quella sera se vuoi per presentarlo. Io ti ringrazio. Anzi, e se vuoi venire qualche volta, non ti fa problemi. Guarda, ci chiami. Io ti ringrazio.
Io fino al 14 di dicembre sono occupato con un altro libro mio che sto girando al Veneto, naturalmente viene, dico, quasi regalato, cioè il costo della stampa, perché a me non interessa, voglio che la gente conosca la nostra storia. Okay. Quindi proprio il costo di 3 o 5 euro, secondo quello del casa editrice che mi fa pagare a stampa la carta, lo metto a disposizione vostra. Paolo, sei ospite nostro quando vuoi. Ti ringrazio. Dal 14 in poi, tanto noi dovremmo esserci ancora. Facciamo il decimo anno di trasmissione, pensiamo di fare anche gli altri 10. Vi faccio appunto, prego, Donato Reitia. Grazie. Ciao. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi do un appuntamento per le ore 19, con la seconda parte continuerò i discorsi che avevo iniziato, lasciate 15 giorni fa. Ciao a tutti. Lascio dal Vise con la trasmissione e naturalmente appuntamento alle ore 19, ciao.